La velocità è la parte importante in questo sport, una parte molto intensa, sia dalla parte personale sia dalla parte racing. You might not wanna get close. We a little wild wolf, covered in tattoos, running up, taking all the views. Stepping on place, feeling the fear. I know you feeling it in the air. Whole squad wearing all black. Motivation's looking real bad. We back to the bone, raising a fire alone. We ain't never needed nobody. Give me 6 feet, this is my party. Ain't got no feelings, we heartless. Take a peek inside the darkness. Blow up the spot, then we run it. Ready or not, here we coming. Il longboard, a differenza dello skateboard, è un approccio diverso alla tavola su ruote. È adrenalina buttandosi in velocità da una strada di montagna. Stilisticamente più simile allo snowboard per il modo di andare in discesa. La tavola da longboard è una tavola molto più larga e più lunga rispetto alla classica tradizionale tavola da skateboard e ha delle ruote notevolmente più grosse di dimensioni. Anche il battistrada ha una forma leggermente diversa rispetto alle ruote da street. Sono fondamentali anche i track. I track sono più larghi e hanno un movimento rotatorio differente rispetto a quello da street. Nel longboard ci sono due tipi di ruote, le ruote da downhill e le ruote da freeride. La differenza sta nella larghezza del battistrada e nella forma del bordo della ruota. La seconda se si vuole avere più aderenza o dare più sfogo alla slide. Ci sono tre discipline principali, il cruising, il downhill e il dancing. Il cruising è la disciplina base del longboard, dove la tavola viene usata come mezzo di trasporto per spostarsi in percorsi urbani o extraurbani. La tavola sostanzialmente viene usata per spostarsi in modo molto simile al surf. Una crew nasce da un gruppo di ragazzi che si trova in uno spot per skateare e dal quale nasce un'unione, una fratellanza per il mood di intendere lo skateboarding o uno stile di vita. Noi con Banda Brianza abbiamo avuto più o meno questo percorso. Ci siamo iniziati a ritrovare a Consonno, che era l'unica strada chiusa al traffico, e da qui il gruppo è cresciuto durante gli anni, dove sempre più ragazzi hanno iniziato ad approcciarsi a questa disciplina. Come fai? Nel corso degli anni il gruppo è cresciuto fino a quando ci siamo organizzati per poter creare il nostro primo evento, il Ghost Town Freeride. Un evento che rispecchia il mood della crew: skate, musica, festa e una voglia di condivisione e far conoscere questa disciplina che ci appartiene. La differenza tra una tavola da downhill e una tavola da dancing è che le tavole da dancing sono molto più lunghe e sono fatte di un legno molto più flessibile. Solitamente sono fatte di bambù, quindi se ci salti sopra rimbalzi, e questo è proprio fatto apposta per far sì che il ballerino possa mantenere il proprio flow sulla tavola. Lo stile di vita di uno skater è proprio legato alla tavola da skate, che innanzitutto è un mezzo di trasporto sostenibile e quindi uno skater solitamente si sposta utilizzando soltanto il proprio skate. Io per esempio quando abitavo a Milano non prendevo mai mezzi di trasporto e andavo in giro soltanto in longboard. Gli skater si trovano insieme per praticare questa cosa che qualcuno chiama sport, ma per noi è un momento per stare insieme, fare trick, migliorarsi e darsi consigli a vicenda. E poi soprattutto fare festa. Il longboard downhill è una sottodisciplina dello skate e a sua volta è diviso in due discipline che sono il downhill, skateboarding e il freeride. Il downhill consiste nel fare gare di velocità e sono divise in tornei
di solito sono a 4 persone, se la strada lo richiede anche 2 persone per volta. Consiste in una qualifica tempo e i primi 2 avversari che passano il traguardo passano il turno e così andare fino alla fine del torneo, fino a che non si arriva alla finale. Mentre il free ride è più libero, è più personale, ognuno lo interpreta come vuole, intraprende le curve come vuole, non c'è bisogno tante volte di tutte quelle protezioni che si usano nel downhill perché è molto più tranquillo, però può essere anche spettacolare e veloce perché c'è anche il fast free ride che si arriva a 90-80 km orari non appoggiando le mani a terra, quindi mantenendo in equilibrio il proprio corpo sulla tavola, e a quelle velocità può essere molto spettacolare. La differenza tra Svanda Brianza e le altre scuole è una differenza sostanziale. Svanda Brianza si è impegnata con tutta se stessa fino ad avere l'approvazione e avere una strada dedicata al longboard, la prima strada in Europa dedicata al longboard, dove è legale fare questo sport e dove è legale farlo andare avanti, perché è molto difficile allenarsi e trovare strade sicure dove sia possibile mandare avanti questa arte, perché alla fine non è più uno sport ma è anche un'arte.